La felicità, ecco, anche non di stare a pranzo, a cena con i genitori, la felicità anche stare più tempo anche con i propri animali, se ce l'avete. Certo, bella questa idea degli animali. Oppure un fiore che sboccia, un semino che nasce. La prof ha dato tanti suggerimenti, eh. Se io disegno, come diceva la prof, un fiorellino che sta per nascere e basta, in un campo grandissimo e c'è questo fiorellino che nasce, io come sono capace ho rappresentato la vita. Quelle che stiamo vedendo sono le opere di un artista impressionista molto famoso, Pierre-Auguste Renoir. Egli affermava che per lui dipingere era come respirare e chiamava le sue opere i quadri felici perché rappresentava la felicità e voleva trasmetterla anche a chi osservava le sue opere. Oltre alle opere di Renoir, vedremo anche quelle di qualche altro artista che ho scelto. Bellissima la frase della prof che ha tirato fuori da Renoir il quadro felice. Eh? Noi dovremmo realizzare un disegno felice. Prof, perché la vita è uno spettacolo incredibile, Nicoletta? Perché è vita, appunto. Tutto quello che è nella vita è incredibile. Già la nascita è l'evento forse più incredibile. La nascita di un bambino, la nascita anche di una pianta, un seme che sboccia. È incredibile, per noi diamo tutto per scontato. Finché non arriva un coronavirus, Brava. bisogna capire che non è tutto scontato. Allora, mentre la prof d'arte parlava, io ho scritto sul documento che vedete condiviso le parole anche in francese. Allora, ho scritto la parola sogno, che a me piace moltissimo, rêve. Le rêve è il sogno. Le bonheur è la felicità. Sentite com'è questa parola è tonda. Bonheur ha il concetto di buono nella sua essenza. Ho messo poi la parola danse, musique. E la parola anche questa molto bella, souvenir. Questa parola significa ricordo. Un'altra parola bellina è le bisous, è la bise, bacio. In francese si può dire in due modi. Se avete qualche idea, buttate su subito gli iscritti come. Un altro suggerimento che ci ha dato la prof, la danza, la musica. La musica è bellissima. La musica ci porta dappertutto. Allora, sognare e inventate. Si trasforma in flora e sparge i fiori in tutto il dipinto. Venere posta al centro dell'opera, si avanza su una grande conchiglia. Giudizio universale. Si trova qua a Roma nella Cappella degli Scrovegni ed è realizzata con la tecnica dell'affresco. Quali sono le caratteristiche del suo stile? Osservando l'opera di Degas ho provato allegria, libertà ed eleganza, perché secondo me la danza rappresenta questo. La cosa che ha maggiormente colpito dopo un'attenta osservazione. Avete visto molte opere felici? Avete fatto voi stessi un disegno che per voi rappresenta la felicità o la serenità? Avete scelto un'opera di un artista famoso, ne avete fatto la lettura dell'opera d'arte e adesso non resta che fare l'interpretazione di questa opera scelta.
abbraccio, una carezza o un bacio sono le cose che più ci mancano, ma ogni giorno che passa accorcia quel metro di distanza.